quello che è l'obiettivo stagionale. Mister Viscardi con noi. Mister, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto oggi questa sconfitta in casa del Predator, come la commenta? Ma è una sconfitta che è meritata, perché comunque abbiamo cercato di fare qualche azione degna di nota, però nel momento in cui dovevamo spingere un po' di più, siamo stati disattenti su delle palle inattive che ci hanno punito e ci hanno fatto perdere l'incontro. Sì. Ecco, venite a un periodo in cui avete comunque mosso sempre la classifica e si ripete ora questo, insomma, quattro gare in cui muovete la classifica e oggi siete tornati un attimino alla sconfitta. Si è ripetuto due volte questo ciclo, comunque che vi ha consentito di raggiungere ormai l'obiettivo salvezza, che penso sia matematico ormai. No, matematico no, però comunque siamo in una posizione di classifica che ci permette di stare più tranquilli rispetto ad altre squadre. Però non siamo contenti oggi perché potevamo fare qualcosina in più, magari potevamo rimanere anche noi attaccati a quel treno playoff che oggi diventa invece super complicato. Sì. Però tutto sommato è stata una stagione, cioè è una stagione soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Siamo a 36 punti, 37, perché abbiamo sempre un punto di penalizzazione che comunque vuoi o non vuoi pesa sul nostro rendimento annuale. Abbiamo dato il massimo e lo continueremo a fare fino a che il campionato non terminerà. Sì. Si sta costruendo anche per il futuro, mister. È un progetto a cui lei è legato, no? Guarda, io sono legato a Rende a 360 gradi perché io sono di Rende e quindi la mia famiglia è tutta rendese, quindi io sarò sempre legato al Rende. Poi non so quali sono magari i piani della società. Sicuramente si ripartirà da una base solida di ragazzi su cui si può lavorare, magari pensando di aggiungere quelle 3 o 4 persone di esperienza che ti possono far recitare un campionato diverso, anche perché Rende come società, come blasone lo merita. So che si stanno risolvendo delle questioni legate allo stadio, quindi magari con l'apertura il prossimo anno del Marco Lorenzo si potrebbe creare un entusiasmo diverso intorno alla squadra, entusiasmo che c'è stato quest'anno perché abbiamo disputato un buonissimo campionato sotto l'aspetto mentale, motivazionale, tecnico, tattico. I ragazzi sono e saranno, ripeto, fino alla fine del campionato a 3.000 all'ora, perché comunque un conto è quello che dico sempre, chiudere a 37-38 punti in ottava nona posizione, un conto è chiudere a 42-43, sesto o settimo, quindi cercheremo di battagliare fino alla fine. Poi terminato il campionato, la società penso che programmerà indipendentemente da me. Quindi, Sì. ripeto, gli allenatori passano e il Rende rimane sempre. Io quello che posso augurare alla società è di ritornare presto nei campionati che le competono. Grazie, mister. Grazie a voi.